La Toscana, presa letteralmente d'assalto dai turisti che l'hanno scelta per il ponte del 2 giugno, i numeri parlano chiaro, 740.000 pernottamenti in tutta la regione e il tutto esaurito nel 90% delle strutture ricettive, secondo l'indagine di Confesercenti. Il flusso turistico riguarda un po' tutte le zone della regione, con tassi più alti nelle città d'arte, a cominciare da Firenze e nelle località di mare. Trend positivo anche per le località termali, mentre quelle di montagna segnano valori sotto la media regionale. Con il ponte del 2 giugno si è aperta la stagione del turismo estivo e la Toscana ha confermato di essere una delle mete preferite. L'ultima analisi sulle prenotazioni è stata fatta poche ore prima dell'inizio del ponte. 92% il tasso di saturazione degli alberghi nelle città d'arte, 87% nelle zone di mare. A Firenze, per scendere nel dettaglio, occupate 9 camere su 10. Intanto ieri è stato un successo l'ingresso gratuito ai musei, iniziativa voluta dal Ministero della Cultura per celebrare la festa della Repubblica. Molti musei sono rimasti aperti fino alle 23 e gli accessi hanno fatto registrare nuovi record. 3.598 i visitatori che a Firenze hanno scelto il Museo delle Cappelle Medicee, numero che sale a 6.218 se si sommano gli ingressi al Museo Nazionale del Bargello e al Museo di Palazzo d'Avanzati. Domani si replica, come di consueto, la prima domenica del mese è quella dell'iniziativa Domenica al Museo. Sarà aperta e visitabile gratuitamente la maggior parte dei musei, dei parchi archeologici e dei luoghi della cultura statali della Direzione Regionale Musei della Toscana.